Al Mugello sventola la bandiera del Cavallino Rampante, adesso è ufficiale l'autodromo, ospiterà la Rossa Ferrari e la Formula 1 in una gara del campionato mondiale 2020. Si correrà rigorosamente a porte chiuse in modalità Covid domenica 13 settembre, ma le prove libere partiranno già da venerdì 11 con comunque una risonanza mondiale per tutto il territorio. Era un sogno aspettato ormai da tutta, in tutto il territorio, ormai da quando è stato realizzato all'inizio degli anni 70, soprattutto perché avevamo la cognizione che, la, che il nostro circuito fosse pronto per tutti i livelli, per tutte le certificazioni, omologazioni della Formula 1. Comunque... Un evento molto atteso in Toscana, si tratta infatti del secondo Gran Premio d'Italia dopo Monza in un calendario rivoluzionato. L'emergenza COVID, contenti dell'arrivo della Formula 1? Sì, sì, molto. Non si può vedere, non si può fare il pubblico, però sì, molto, molto meglio delle moto, secondo me. Poi preferivo il MotoGP, però. Stanno in mancato, Valentino, eh, nel cuore, eh. Valentino. Per noi motociclisti è d'obbligo. È un santuario, sì, esatto. Preferivate fosse il libato per la moto? Sì, diciamo, ormai era nato, nato per la moto e speriamo di, porle, di poterla venire a vedere almeno. Contentiamoci, già che viene è una cosa bellissima. A porte chiuse, no? Come... Allora, ad oggi noi abbiamo queste indicazioni, non sappiamo poi i prossimi decreti, i prossimi DPCM, piuttosto delle circolari del Ministero della Sanità che cosa ah, proporranno. Perché... E per Scarperia, ma per tutto il Mugello e anche la Toscana, un'opportunità economica che si apre. Probabilmente ancora nessuno ha la consapevolezza di quello che vuol dire una visibilità che dà la Formula 1 nel mondo. Non tanto per le presenze che arriveranno, ma anche in prospettiva che è quello che potrà essere. Io ho la speranza che qualcosa, qualche maglia, si possa un po' allargare dai da qui a settembre, vediamo. Per risollevare e risorgere un pochino da questo COVID che ci già... ha. Un pochino si è fatto sentire. Nome ufficiale dell'evento, Gran Premio della Toscana, Ferrari 1000. Eh, bello che sia stato chiamato oggi PD Toscana, non di Firenze, non del Mugello. E questo per il Cavallino Rampante, per la Ferrari sarà il millesimo Gran Premio, un omaggio alla scuderia Ferrari. Speriamo anche una grande vittoria a questo punto.